una serata, ricordo, ma soprattutto è stato davvero un grandissimo successo, sold out, questa serata in memoria di tuo papà, ma perché? Per ricordare questi anni, insomma. Assolutamente, non in memoria, perché il babbo è presente sul palco. No, vabbè, è un buon augurio. Sì, assolutamente. Diciamo che per rinfrescare la memoria di tutte le persone che purtroppo oggi, un po' confusi da certi messaggi continui che ci arrivano, dimentichiamo che ci abbiamo dei grandi che casomai stiamo un attimo trascurando, e allora ogni tanto queste serate sono fondamentali per far dire: guardate che c'è la storia di Napoli, d'Italia, che in qualche modo è ancora qui con noi, godiamocela. Ecco, perché hanno la memoria corta nonostante sono giovani, forse. Eh sì, no, ma quello proprio perché sono giovani hanno la memoria corta, che è normale, ci vorrebbe qualcuno che gli faccia ricordare le cose, ogni tanto manca questo. Il momento più emozionante fosse stato quando gli ha dedicato la canzone. Quella meravigliosa canzone di Nino D'Angelo, che ha scritto un capolavoro, Pat. Sì, gliel'ho dedicata, anche se poi le parole non le conosco bene, ma l'ho voluta fare. Lui era molto emozionato, Perché, insomma, è una canzone che parla di del padre che tutti noi abbiamo nella mente, quell'uomo che ci ha accompagnato nei momenti difficili, che quel punto di riferimento, quel faro che non è sempre in prima linea come la mamma, esatto, però che è diverso, è bellissima come canzone perché parla di questo personaggio che sta un po' relegato in un angolo, non è quello che vive il quotidiano, però c'è quel faro, capito, che nella tempesta tu riesci a riorientarti. Sono venuti tantissimi artisti, Francesco Palantoni, poi c'era Mario Forte. Vabbè, non la finisci più se cominciamo con l'elenco. È perché vero, perché sono venuti Pillo, Sal Da Vinci, però Francesco Palantoni ha detto una cosa, che Maurizio Casagrande ha la stessa voce del padre. È vero, ma quello è vero. E che già fa? Potrebbe parlare così da ora in poi, cercare e di... E poi invece quel cattivone di Mario Porfido ha detto che non riesce a trovare un difetto in tuo papà, forse sì una cosa, tuo figlio. Beh, quella è invidia. Mario perché Forfido. Voleva avere no, lui perché, un ma, no perché Mario Porfido non piace alle donne, io moltissimo, ecco. Piaccio anche molto alle sue donne, quindi perciò dice ecco, queste allora cose. Perciò... È invidioso. Allora, ricordiamo che sei ancora qui a teatro, al Diana, lo ricordiamo. Fino a domenica, devo dire che sono felicissimo perché c'è un teatro stracolmo, non riesco a trovare biglietti, quindi se trovate qualche buco venite, comunque se siete tra quelli che verranno... Ho sentito che forse qualcosa la settimana prossima, cioè forse... No, niente proprio. Nemmeno anche quello. Pare di no, però insomma... In galleria forse. In galleria, qualche posticino sparso, insomma posti... Però è una festa, io non vedo l'ora di ricominciare a fare lo spettacolo domani, perché è una festa con la mia città, era un bel ritorno, io mancavo dal teatro classico, tra virgolette classico, insomma, perché comunque è un testo nuovo che ho scritto con Francesco Velonà, quindi è una cosa di oggi, ma... È comunque un, diciamo, teatro nel senso più letterale del termine, quindi non vedo l'ora e sono felicissimo che il pubblico mi abbia riaccolto dopo qualche annetto con grande affetto. Allora, grazie per questa bellissima serata che hai regalato al Teatro Diana, al Napoli, e soprattutto per quello che ci hai fatto, ecco, per l'emozione che si sentiva in platea. Grazie, l'emozione è il fondamento dello spettacolo. È il motore della vita. Assolutamente. Grazie a Maurizio Casagrande. Ciao. E se io fai male, se sti con loro, avete un sorriso, e se va bene rindo scuro, ma l'arco non lo cuore, ogni tanto fa cadere. O padre o padre, non so vorrà segnare se io ne mio, con forza da tua mano piezze sono, per star a casa sua prima di partire. O padre o padre, o prima mica quando si creatura, che fuori a scuola non lo trova mai, ma sta tutto il momento dove stai tu. Amici, non solo calcio, ce l'ho fatta. Antoine! Io ce l'ho fatta. Che bello ritrovarti, rivederti. Ti trovo in splendida forma. Giura, veramente. Il teatro ti fa bene. No, no, veramente il canto e il teatro mi fanno ringiovanire, perché poi diciamo che il tempo passa per tutti, però per te no. Ma anche per te, ma anche per te. No, tante belle cose, c'è Sam, dice. Vabbè, ci vogliamo bene, lo dobbiamo dire. Sì, sì, questo è vero. Ho iniziato proprio, ero piccolina quando facevo le interviste, ricordo, non sono cresciuto, insomma, però stai facendo belle cose, sono felice perché io ti seguo e tu lo sai.
Grazie, anche io ti seguo e soprattutto ti seguo e sei con il grande Nino D'Angelo. Sì, sì, con Nino adesso abbiamo terminato lo spettacolo L'Agra Napolitana al Trianon con Francesco Mero, la Goliana, è un bel parterre di artisti. Adesso iniziamo, c'era una volta il Festival di Napoli, siamo 4 giorni sempre al Teatro Trianon. Facciamo pubblicità. Ah, sì, sì, ci allora, dal 7 al 10 febbraio con la regia di Maurizio Palumbo ci sarà, c'era una volta il Festival di Napoli. E dove ci sarò io a cantare e poi tanti altri, siamo 18 artisti. Qui tu devi venire. Certo che vengo, dai, diamo qualche anticipazione, chi ci sarà? Ci sarò io. È assodato, insomma, 100 anni. Ci sarà Francesco Mero, la Galletta, sì, Giovanna De Sio, Ida Rendano, Tommy Riccio, Ciro Rigione, un po' di amici. Quindi proprio la musica aggregazione siete ritornati. A volte ritornano, Infatti, ritorniamo. Che bello. Allora un saluto agli amici di Non Solo Calcio, li invitiamo al Trianon. Sì, amici di Non Solo Calcio, un bacio da Antoine, venite a teatro perché teatro è vita, viva la musica, viva il calcio, viva l'amore, viva la vita. Viva l'arte. Viva le belle persone. Grazie, grazie. Forza, ciao ciao. Amici di Non Solo Calcio, un onore, un piacere, sono emozionatissima. Francesco Valantoni. Ma che non parliamo a fare? Sono direttamente dalla Rai, un'umile televisione mediocre della TV. No, che bello vederti. Ma ti trovo benissimo. Vabbè, già il premio per la femmina, insomma, facevi la tua bella figura. Però non lo so. Due volte sono tre volte, vedi? No, hai ragione, due. Due volte. Due volte, perché una volta sei venuta ad Angelo, mi sembra, e l'anno scorso. Due volte, esatto. Però quest'anno possiamo dire che. Quest'anno? Il premio, insomma, ti ha dato bel lustro, no? Questa bella trasmissione. Il premio è importante. Sono contenta. Un premio che porta tante. E grazie, Elena, grazie a questo premio che io poi sto facendo tutta una serie di cose. No. Che, assolutamente. Cioè, il prestigio di questo premio poi mi porta in giro per il mondo. No, perché siccome ovviamente sei una persona umile che accetta, poi è chiaro che vieni sempre premiato. Perché noi ti vogliamo bene. Io faccio sempre il tifo per te. Sei troppo buona, ti ringrazio. E ti vedo sempre con grande piacere. Anche io, sempre. Questa bellissima esperienza cosa ci racconti? È stato molto piacevole. Sono stato con la Perego, che è una donna, a parte il fatto che è una professionista bravissima, l'ho sempre stimata. E poi ho scoperto che è una donna molto carina, affettuosa, accogliente, simpatica. Ha vissuto a Napoli, quindi, Devo dire che è molto di più di quanto appare in televisione, molto di più, generosa in scena, proprio è stata una bellissima esperienza. E poi in quel ruolo, insomma, da opinionista. Sì, mi sono divertito a hai fare fatto un una po' cosa il diversa, conduttore, no? Sì, brillante, sì, è stata un'esperienza diversa. Questo vuol e dire piacevole. Che ci saranno altre novità? E non ci vedremo? E chi lo sa, sai, ormai non si possono più fare tanti programmi, bisogna aspettare che quel che arriva, insomma, non si può più pianificare come prima questo mestiere, quindi vediamo quello che succede. Vabbè, però significa che comunque tu riesci anche più di un ruolo, sei un artista a 360 quello gradi. A me diverte fare cose diverse, proprio il bello di questo mestiere è proprio questo, la possibilità di fare cose diverse. Sei un po' eclettico. E quindi mi diverto a fare, sì, mi piace, perché mi diverto, quindi il divertimento mi porta poi a fare bene le cose, perché insomma ci metto l'impegno. Allora in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi a Non Solo Calcio. Saluta tutti gli amici. Ciao Non Solo Calcio, sono lieto di Non Solo Calcio, arrivederci Non Solo Calcio e ricordatevi Non Solo Calcio. Grazie. Ciao. Piacere qui per il grande Casagrande. Antonio. Il grande Antonio Casagrande non poteva mancare, no? Un artista del suo spessore. Ma per carità, io ci sono perché ho iniziato che Antonio già aveva un nome, abbiamo lavorato insieme in Notà Pettolone di Trinchera con l'organizzazione La Regia di Mico Caldiere e poi insieme abbiamo inaugurato il Bellini con l'opera da Tre Soldi, dove io ero mortificato perché io cantavo e Antonio, ma posso andare? Ah, lì, ah, io stavo guardando.
E Antonio lo sapete, no? È diplomato al conservatorio in canto lirico, per cui la mia mortificazione ogni volta che ho lavorato con Antonio dovevo cantare e c'era lui pure in scena e delle volte era dura, sì, perché poi i testi delle canzoni di Bertolt Brecht è una cosa abbastanza complicata. Vabbè, stanno passando, come volete, con calma. No. Allora, sicuramente il teatro, ecco, si parla di un momento che c'è crisi, però stasera fortunatamente c'è tanta gente, perché l'arte va sempre premiata, no? Sì, a parte che Antonio, come si fa a non venire? Ripeto, e poi è un elisir di lunga vita. Diceva un regista, Max Renard, il teatro è il rifugio per tutti quelli che hanno nascosto la loro infanzia in qualche tasca per continuare a giocare di quanto in quanto fino alla fine della vita. Siamo tutti giovani, eppure siamo tutti quanti donna nenzanda. Un saluto agli amici di Non Solo Calcio. Ragazzi, saluto, io sono come voi malato, no? Io non sono tifoso, sono malato. Arrivederci. Amici Non Solo Calcio, quando sono accanto a lui sono felice. Mario Porfido. Non è vero. Guardati tutte le interviste. Vabbè, allora sei felice. È vero, perché per tu scontato. Metti allegria. No, non è che metto allegria, sono rilassato, poi specialmente quando vedo le facce sorridenti, allora mi rilasso ancora di più e subito divento empatico e faccio devono uscire. Aspetta, prego, vieni. Prego. Vuole uscire? Prego. Prego, si accomodi. Amico, prego, che viene fuori dal bagno. Ecco qua, benissimo. Continuiamo l'intervista. Andiamo più qua, dai, fuori alla porta del bagno. Mi sembra il posto giusto per me. No, vabbè, anche perché scusami, vieni da sold out, non puoi dire fuori alla porta del bagno, sì, perché sold out non li faccio, non sa Biagio. Vabbè, che c'entra, però vengono e trovano anche me. Non è vero, perché sono intervistato Biagio ha detto che lui ci teneva ad averti al suo fianco perché sei stato uno dei suoi primi, no? Parliamo di tanti anni fa, eravamo ragazzini insieme. E quindi significa che qualcosa di buono hai lasciato dopo tutti questi anni che lui, insomma, ha avuto tanti. Sì, ma invece parla di me, perché non parliamo di Antonio Casagrande che stasera. Parliamo di Antonio, però, ecco. Però ricordiamo che devono venire al teatro. Al Cilea. Tra poco, alla fine di questo mese, a fine di febbraio. Vabbè, e ricordiamo la commedia? I fiori del latte di Edoardo Tartaglia, regia di Peppino Miale di Mauro, ci sono anch'io, c'è Biagio Izzo. E poi c'è anche Biagio Izzo. E poi c'è altra gente, altri amici attori. Allora, il grande Casagrande. Grande Casagrande. Beh, io vorrei parlare male di Antonio Casagrande. Ci ho provato. Ma guarda che poi dopo devo andare da Maurizio. Ma io non ci sono mai riuscita. No? Vai, perché Antonio non tiene un lato negativo. Non ha un difetto. Uno. O figlio è la cosa peggiore che ha fatto, ecco, mettiamola così. Il resto mi piace tutto di Antonio. Io ci ho fatto vari spettacoli, ho fatto delle tournée lunghissime, abbiamo fatto insieme un famoso sabato, domenica e lunedì, regia di Peppino Patroni Griffi, il grande Patroni Griffi, troppo poco ricordato secondo me perché andrebbe onorato di più da questa città. E mi ricordo che quindi quelle tournée proprio lunghe, stressanti, lui già adulto, io e lui eravamo i rappresentanti sindacali della compagnia. Bellissimo. Hai capito? Io non l'ho mai visto incazzato. Ma come mai fa? Visto allora, come dire, dispettoso, nervoso, mai visto prima attore, una persona di un'umiltà incredibile, ma soprattutto che aveva sempre un modo di dirti le cose che sembrava un suggerimento, in realtà se non la facevi come aveva detto lui sbagliavi. E quindi quel suggerimento tu capivi che era l'unica possibilità di dirla bene in fondo. E ho fatto anche spettacoli con la sua regia, ho fatto un Cani e Gatti famoso, poi ci siamo trovati in varie compagnie quindi insieme. Non possiamo parlare male di lui. E non riesco a farlo, ma mi piacerebbe perché stasera sarà un grande Antonio Casagrande, attore bravissimo, bellissimo, uomo di una bontà incredibile. Io volessi mettere una parola negativa, ma non riesco. L'unica cosa è tuo figlio. Ecco qua, allora ecco, l'abbiamo trovata. Maurizio è l'unica. Allora, povero Antonio, mi dispiace per te, ho fatto che tiene che lui figlia. Però è un po' umile come il padre, dai, questo dobbiamo dire. No, quando mai? No, l'esatto contrario. Allora, ciao Maurizio, sto scherzando naturalmente. Lo un saluto agli amici di Non Solo Calcio che ti vogliono bene, lo sai. Ah, allora saluto gli amici di Non Solo Calcio, solo quelli che mi vogliono bene. E tra quelli che non ti vogliono bene. No, quelli che non vogliono bene, ne voglio salutare. Noi siamo altruisti. Ma perché ci stanno quelli che vogliono bene?
tanti. Mi fai sapere chi sono quelli che non mi vogliono bene? Quelli che non ti vogliono bene non esistono. Ciao a voi tutti, ci vediamo presto. Ciao. Una stella nel firmamento qui al Teatro Diana, è arrivata lei, l'apoteosi. È vero, ma hai sentito il calore del pubblico? Veramente ero distratta tanto no, di Casa Grande. Perché non ho capito se era la serata di Casa Grande o di Valentina Stella. No, a un certo punto. Ma io ho debuttato con i Fratelli Gallo qui al Teatro Diana. Ricordo la proprietà del Teatro Diana. Quindi è stata tutta un'emozione. Poi ho lavorato con Antonio Casa Grande, con Rita Pagano, cioè per me. È stato veramente, poi tanti artisti che c'erano stasera in platea, da attori e cantanti, mi sono divertita tantissimo. E tutti ti hanno ammirato. Che ha improvvisato accompagnandomi, perché ovviamente non è partita la base, questo è bello della diretta. Vabbè, però poi dopo c'è stato un piccolo bis, abbiamo fatto Re de Maggio. Infatti dopo hai detto, vabbè, forse è meglio che lo faccio da sola, vado meglio. No, no, vabbè, bellissimo. Ma tu non hai bisogno di base, Vale? No, non è vero, c'è sempre bisogno di qualcuno che ti accompagna, è una cosa bellissima. Ma hai sentito tutto l'amore del pubblico, che quando arrivi tu c'è questo boato? Cioè, che sensazione provi dal palco? È una cosa molto bella, mi ricorda che non devo mai smettere di aspettarmi una magia che viene dal giorno dopo. E da Dani. Sempre la mia, sempre. Vale, presto tornerai, no, di nuovo a teatro, perché ma anche qualche film o qualcosa. Sì, siamo preparati. Sì, beh, non diciamo, non sveliamo, però. No, beh, stiamo lavorando appena possibile. Ci vediamo in teatro a presto, prestissimo, prestissimo. Allora un saluto a tutti gli amici Non Solo Calcio che ti amano. Non Solo Calcio, ragazzi, presto vi vengo a trovare. Grazie, bacio Vale. A tutti, grazie a voi, grazie. Dieci spettacoli per vivere, per ridere, per emozionarti. Rilassati, ai tuoi bambini ci pensiamo noi. Abbonati anche tu. Teatro Cilea, prosa, musica, comicità. Utilizziamo gli integratori giusti, andiamo diritti al bersaglio. Oggi ve ne propongo due, molto semplici. Un omega 3, quindi un olio di fegato di merluzzo ad alto concentrato, con un rapporto EPA-DHA altissimo, e un altro invece un probiotico, che non serve solo per le difese immunitarie,
In più la vitamina B ci aiuta anche nel metabolismo cellulare, quindi anche nel dimagrimento. Mediplant e mio nutrizionista uniti. Dal 18 al 31 gennaio da Euronics Gruppo Tufano c'è Super Sconti, il supereroe che può farti risparmiare fino al 50%. Qualche esempio? Smartphone Samsung Galaxy A6 da 269,99 a 199,99 euro. E in più, paghi in 20 mesi a tasso zero, con prima rata in estate. Tag fisso e tag 0%. Smart TV LG 60 pollici da 799,99 a 599,99 euro. Scegli noi, ti portiamo allo stadio a vedere il Napoli. Lavatrice Samsung con carica frontale, tripla classe A+, da 699 a 499 euro. Scarica l'app di Euronics e consulta il nostro volantino e le offerte a te dedicate. Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero. Martedì 19 febbraio, Amore, il concerto dei Mr. Hyde. Amore che non è farnuto mai, è sarrabosa di pensiero, quando amore, amore vero. Amore che non è farnuto mai. Regalati Amore, il concerto dei Mr. Hyde al Teatro Augusteo di Napoli. Info biglietti 081 41 42 43 o su teatroaugusteo.it. Una produzione Progetto Carrozzeria Italia. Grazie.